e anche attraverso lo sport, con lo sport tradizionali come il calcio, l'atletica, ma soprattutto l'osso nordico, che è quello di valorizzare lo sport, il fisico, attraverso anche il territorio e la naturalità del turismo, per esempio, dei collegamenti. Ecco che questo può fare molto l'Europa, e questo è essere Europa, è il confronto non solo tra persone, tra le misure, tra la prestazione che si può ottenere, ma misurarsi con ciò che ci circonda, l'ambiente, i posti, l'omogeneità dell'arco alpino, per esempio. E questo la dice lunga su quanto si può fare a livello anche culturale. Per me, come Commissione Europea, è un discorso molto importante, perché Giancarlo lo sa, tu parlavi di una regione che in fondo è transfrontaliera, che non è solo italiana, ma soprattutto il concetto dell'arco alpino. Noi per queste elezioni europee qui, come Commissione, abbiamo organizzato al di là e al di fuori dei tradizionali citizens dialogues, i dialoghi con i cittadini, che i commissari europei, noi funzionari europei, eccetera, organizziamo. In fondo una manifestazione come questa è una cosa molto simile.